Ciao, iniziamo la rubrica tipologie femminili con la donna acida. La donna acida è probabilmente una donna che si comporta in modo, come dire, pungente verso la vita, in modo corrosivo, come un acido che corrode, ma in modo tale da rendersi antipatica, in modo tale da ogni volta manifestare sempre delle insoddisfazioni. La donna acida è quella per la quale non va mai bene niente, quella che fa commenti pungenti, qualunque cosa si decida si lamenta di qualche cosa. Ma non si lamenta, diciamo, vivendosi ad esempio una parte delle responsabilità, si lamenta degli altri, di quello che fanno gli altri, ma poi di fatto non fornisce nulla, si lamenta soltanto in modo pungente, diventa petulante, diventa corrosiva proprio come un acido. Probabilmente questo suo modo di manifestarsi, soprattutto diciamo verso le persone che stanno vicino, anche uomini ad esempio, manifesta un'insoddisfazione, spesso un'insoddisfazione di natura sessuale. Cioè, molte donne che hanno questo comportamento acido è perché sessualmente, diciamo così, non sono soddisfatte. E alle volte sfociano anche in comportamenti un po' isterici, diciamo così. E il buon Freud già aveva asserito che insomma, dei collegamenti tra l'isteria femminile e la sessualità, e una sessualità non vissuta in modo soddisfacente. È perché è un modo per scaricare, quindi se una persona polemica, acida, corrosiva, tieni presente questo, che probabilmente hai una sfera emotiva che da un punto di vista sessuale non è tanto soddisfatta di come tu ti comporti, o perché, diciamo, metti dei grossi vincoli. Alle volte anche un eccessivo perfezionismo, cioè non ti lasci andare perché non trovi mai la persona giusta, ma non trovi mai la persona giusta in realtà è semplicemente una scusa, perché se gli uomini che incontri non hanno tutte le caratteristiche per 7 generazioni indietro che vorresti come l'arma dei carabinieri, non ti vanno bene. Quindi questo è un modo per, come dire, auto punirsi fondamentalmente. E quindi questa acidità, questa corrosività che hai in realtà si rivolge spesso verso te stessa. Quindi è importante in questo caso, se ti identifichi come donna acida, prenderti una vacanza emotiva, una vacanza analogica. Lasciati andare, viviti anche la sessualità, anche come puro piacere edonistico, ma lasciati andare, perché è utile, insomma, a scaricare un po' di tensione, essere meno acida. Se incontri una donna acida, sai che devi andare a sfrugugliare, se sei un uomo e incontri una donna acida, sfrugugliare sulla sfera sessuale, perché lì ci sarà una distonia, un'emozione compressa e quindi avrai possibilità di renderla meno acida, farle un favore e farti anche magari un'avventura, insomma. Per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube perché hai 40.000 iscritti, estrarrò 10 sessioni di coaching emozionale gratuito, quindi iscriviti al canale. Ciao!